Buon pomeriggio amici di Juventus, una signora per due è tornato il nome di Berardi fra le ipotesi calciomercato, un copione già visto ogni anno, questo calciatore viene accostato alla Juventus e poi non se ne fa assolutamente nulla. Vabbè, film che abbiamo detto già visto e rivisto. La questione Giuntoli sembra non avere soluzione perché in questo momento tutto tace e qualcuno si darà pace. Tutto tace perché sembra che la rescissione contrattuale fra Aurelio De Laurentiis e Giuntoli non sia ancora arrivata. La data ultima è quella del 30 di giugno, termine necessario per depositare il contratto in Lega e quindi la rescissione deve arrivare entro quella data. Quindi non manca molto, manca poco. Sembra che i contratti, ma siamo sempre nel campo dell'ipotesi, fra Giuntoli e Antonio De Laurentiis proseguano in via informale. Qualcuno dice che è stato tolto Giuntoli anche dalla chat, voce abbastanza sicura da un collega altrettanto serio, però non si arriva a nessun tipo di decisione e di risoluzione. La Juventus, dal canto suo, sembra comunque aver delegato totalmente Giuntoli a liberarsi da questo peso contrattuale, peso tra virgolette, perché insomma, che dovrebbe, anzi, in linea teorica, è ancora in validità per un anno intero. Sembra che, da quello che si legge, Giuntoli sia ottimista, ma il tempo corre e va e non si ferma. Del resto, la Juventus non ha intenzione assolutamente di interferire in questa trattativa fra i due, tenendo presente che comunque entro il 30, abbiamo detto, ci potrà essere e dovrebbe essere depositato in Lega il contratto. Se ciò non avvenisse, Scanavino, amministratore delegato, non andrà sicuramente, e attenzione, se la rescissione avvenisse dopo, a chiedere dopo il 30 di giugno nessun tipo di nulla osta per far lavorare un dirigente, tra virgolette, in vacanza contrattuale. Quindi se non avvenisse entro i tempi tecnici. Però la Juve si muove a tutti gli effetti, no? Sta facendo mercato. Abbiamo visto Pogba, oggi arriverà Weah e Manna firmerà a breve, la settimana prossima, un contratto fino al 2025. Non lo conoscevamo, è presto per dare un giudizio, ma comunque sembra che il suo operato sia decisamente apprezzato da parte della proprietà. Allegri che fa? Allegri magari si frega anche le mani, perché alla fine un conto probabilmente lavorare con Manna, magari che conosce già, un conto è essere affiancato da un direttore sportivo diverso, con cui magari potrebbero anche sorgere dei problemi. Intanto, nulla di fatto. Termine ultimo è quello del 30 di giugno per ottenere la rescissione. De Laurentiis lo farà apposta, magari sì, pur di non darla vinta alla Juventus. E magari il clamore suscitato dalla vicenda ha anche un po' creato, come dire, qualche malumore. Rifletteteci anche voi, intanto la Juve si muove e io non ho sensazioni negative, non mi insultate. Ci vediamo prestissimo.